Allora, siamo allo SMAU 2014 alla nuova Fiera di Roma e con Andrea Polizzi. Andrea Polizzi che ha il premio, ha ricevuto il premio Lamarck per la sua startup che qui rappresenta in riferimento al turismo, mi dicevi. Sì, esatto. STM in particolare è un progetto finanziato dal MIUR nell'ambito del bando emanato nel 2012 riguardante le Smart City e la Social Innovation. Cosa riguarda STM? STM cerca di proporre un nuovo approccio a quello che è la misurazione dei turistici con l'obiettivo finale di riuscire a migliorare la competitività degli operatori di un determinato territorio. Cosa si intende per noi misurare il turismo? Misurare il turismo per noi significa cercare, attraverso quelli che sono tutti i nuovi sistemi informatici, di creare un sistema di applicativi che possa da un lato monitorare e quindi scandagliare il web, estrapolare quelle sono tutte le informazioni riguardanti l'operatore turistico in oggetto e successivamente riuscire a ordinare queste informazioni all'interno di un panel di indicatori in modo tale che ad ogni indicatore sia correlato un determinato numero, quindi un determinato indice numerico. Questo indice numerico sarà successivamente contrapposto a quello che è un benchmark, o comunque quello che è un livello di eccellenza di quel determinato indicatore, e da questo punto di vista sarà fondamentale per l'operatore turistico riuscire a capire quelli che sono i propri gap per riuscire a focalizzare i propri investimenti per ottenere quello che è un vantaggio competitivo rispetto agli altri competitor. Quindi voi analizzate il target, diciamo, quello che le persone cercano, lo immagazzinate in un database, lo analizzate e poi ponete, diciamo, il target e l'obiettivo da raggiungere all'azienda e gli spiegate, gli fate capire a che punto si trova per raggiungere questo target, è quello che ho capito. Allora, esatto, in parte è questo. Da un altro punto di vista, ovviamente, cosa fa l'azienda? Monitora quello che è tutto l'andamento e la presenza sul web di un determinato operatore turistico. Quindi cosa significa? Che se per esempio io mi sono focalizzato su un determinato livello di business, modello di business, posso capire quelli che sono i mercati che ancora in questo momento non sto soddisfacendo nel migliore dei modi. Ma il grado di competitività che c'è in un determinato settore? Sì, diciamo che io che sono un operatore che posso agire a livello siciliano, comunque sono un albergatore di Taormina, posso per esempio essere presente all'interno del mondo del web, si può parlare di me anche in un portale, non so, cinese, per fare un caso estremo. Se in quel momento io non riesco a sviluppare tutta una serie di azioni in grado di attrarre quel determinato target, sicuramente io perderò quello che sono degli obiettivi anche di profittabilità. Quindi un'analisi di quello che accade, no? nel settore e capire, quindi non si monitora soltanto quello che accade intorno all'azienda, ma anche quello che è il settore dove l'azienda può andare ad investire. Assolutamente, infatti uno, diciamo, dei punti principali del nostro progetto è quello di riuscire proprio a comprendere come l'azienda, l'operatore turistico riesce a interfacciarsi con quello che è tutto l'ambiente circostante che lo circonda. E come può penetrare, no, in un nuovo settore eventualmente. Assolutamente. Ti ringraziamo, complimenti. Assolutamente. Vogliamo dare anche, prima di andare via, appunto degli indirizzi per vedere questa che è questa startup. Sì, allora il nostro indirizzo web è www.seostm.com. Lì all'interno potete trovare quelli che sono tutti i nostri contatti email e potete sfogliare la nostra brochure. Ti ringraziamo e complimenti ancora. Grazie. Ciao.